Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la colse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve. E i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco. E subito ne uscì sangue e acqua.